Voteremo no alla riforma del Senato. Silvio Berlusconi fuga gli ultimi dubbi sull'atteggiamento di Forza Italia quando martedì alla Camera ci sarà il voto finale sulla riforma costituzionale. Martedì prossimo, votando contro la riforma, contro il pasticcio del Senato, noi diremo no all'arroganza, alla prepotenza di un partito democratico che è stato incapace di cambiare se stesso e di cambiare il paese. Abbiamo imparato che l'arroganza di chi si ritiene a torto moralmente superiore non è cambiata. Per loro dialogare significa imporre le proprie idee, spiega il leader via telefono alla platea di Bari alla presentazione del candidato governatore azzurro alla regione Puglia, Francesco Schittulli. Renzi, come la solita sinistra comunista, sembra dire l'ex cavaliere, che torna sulla rottura del patto del Nazareno, addossandone la responsabilità sul Premier. Noi ci avevamo creduto fino in fondo, è stato giusto tentare, ma ora a testa alta possiamo dire che non siamo stati noi a tradire quel cammino che poteva cambiare il paese. La conferma della linea dura, nonostante i retroscena che descrivevano un Berlusconi pronto a tornare sui suoi passi. Del resto la campagna elettorale per le regionali è ormai alle porte e per eventuali ricuciture ci sarà tempo dopo maggio. Ora bisogna rimotivare l'elettorato, tanto più che stasera a mezzanotte scade la pena per il processo Mediaset e Berlusconi potrà tornare a muoversi liberamente, almeno in Italia, visto che per la restituzione del passaporto dovrà attendere ancora qualche mese. Oggi si apre una nuova fase con tutto il centrodestra finalmente di nuovo insieme, annuncia. Affermazione ottimistica, visto che se in Puglia Forza Italia ed NCD marciano assieme, la situazione nelle altre regioni, complice lo scontro finale Salvini-Tosi in casa Lega, è tutt'altro che definita. E nella stessa Forza Italia la situazione resta tesa. All'assemblea barese spiccava l'assenza del big locale, l'ex governatore pugliese Raffaele Fitto, leader dei ribelli, che nelle stesse ore era a Palermo per una delle tappe del tour dei ricostruttori, da dove ha mandato nuovi messaggi di guerra al gruppo dirigente forzista. Berlusconi si chiude in un bunker con i suoi collaboratori, dice Fitto. Noi suggeriamo un'altra strada, nuove regole di democrazia.